Ci colleghiamo nuovamente con Roberto Ronca, che è il delegato sindacale FSI USAE, per tracciare un po' il bilancio della situazione per quanto riguarda la provincia di Salerno, ma in particolare del Cilento, riguardo insomma un po' alla sanità. Sappiamo che per il 10 settembre è in programma un'assemblea molto importante dedicata insomma al comparto appunto dei lavoratori dell'ASL di Salerno, ma prima di andare nel dettaglio di questa riunione vorrei ecco parlare, Roberto, se sei disponibile, per quanto riguarda un po' anche le assunzioni che ci dovrebbero essere per quanto riguarda appunto l'ASL di Salerno nei presidi ospedalieri della nostra provincia, anche del Cilento. Allora, com'è la situazione, Roberto? Ci eravamo lasciati una quindicina di giorni fa, dove c'era stato l'intervento per commentare questa carenza di personale di medici lamentata al pronto soccorso dell'ospedale di Vallo della Lucania. Si era discusso veramente di una carenza più generica di medici in tutto il presidio di Vallo o Vallo Agropoli, e avevamo discusso un po' della riorganizzazione estiva che era stata fatta. C'era stato in quel periodo la chiusura, il ridimensionamento di nuovo di Agropoli, perché erano venuti meno dei casi Covid, quindi si stava ritornando al vecchio assetto pre-Covid, quando poi invece sembrerebbe che tuttora si sia di nuovo ritornato a un po' quello di prima, fermo restando che intanto però erano stati trasferiti anche degli infermieri da Agropoli a Vallo della Lucania. Ma veniamo prima alla crisi più importante del territorio dell'ambito sud, in particolar modo, della carenza di medici in varie discipline del presidio più importante del Cilento, di Vallo e quindi anche di Agropoli a questo punto. Osserviamo subito che dal sito aziendale dell'ASL è comparsa proprio di ieri o l'altro ieri una delibera per l'assunzione di 50, un concorso pubblico per 52 dirigenti medici per varie discipline. Questo da un lato ci può confortare, perché ci aspettiamo, speriamo, che vengano poi alcune unità di medici vengano fornite anche all'ambito sud di Salerno. Certamente siamo un po' scettici per una procedura del genere, perché come già più volte detto, se i posti che vengono messi non vengono messi a bando esclusivamente per l'ambito sud, si rischia che purtroppo di queste 52 unità, probabilmente ne potrebbero arrivare 7-8 nell'ambito sud, e nel giro di un anno e mezzo, due, saremmo punte da capo. Quindi non compensiamo né le carenze né altro. Tra le altre cose, quello che salta subito all'occhio sempre di questa procedura è che, come avevamo detto precedentemente, la prima carenza che avevano segnalato anche la dirigenza dell'ospedale di Vallo era quella dei cardiologi, ma nell'elenco dei medici che stiamo per cercare di assoldare non ci sono cardiologi. Quindi questo già è una cosa a sfavore, perché noi vediamo che ci sono in varie discipline medici messi a bando, ma cardiologi non ce ne sono. Quindi anche questo depone male. Siamo quindi, ripeto, scettici sia per questo tipo di procedura, perché sicuramente non etichettandoli nell'ambito sud, ma facendo una manifestazione per tutta l'ASL Salerno, cadiamo di nuovo nell'errore che abbiamo fatto finora, che i più che verranno nell'ASL Salerno sceglieranno la città, sceglieranno l'ambito nord di Salerno e noi rimarremo un'altra volta in difficoltà. Questo, diciamo, sono gli ultimi movimenti che ci sono stati. Tra l'altro, vabbè, sarebbe anche da criticare il fatto che dobbiamo aspettare sempre il post estate per aspettare questi bandi, siamo sempre in ritardo e questo neanche ci consola tanto. Intanto, come avevamo preannunciato, dopo la denuncia che fu fatta 15 giorni fa per la crisi dei medici e quindi le difficoltà lavorative nell'ambito dell'ospedale, passato il momento dei riflettori accesi, si è tornato nella calma assoluta, si tiene, come dire, l'agitazione sotto controllo senza che nessuno parli, perché per non cercare di creare allarmismi anche in virtù del momento particolare
politico delle elezioni prossime, sia Quindi nel capoluogo cilentano. nulla è cambiato, insomma, anche presso il presidio ospedaliero vallese, insomma, quello che poi è l'ospedale di riferimento di tutto il territorio, insomma, che è a sud della Assolutamente. provincia di Salerno. Assolutamente, a parte tutto che non ci sono né comunicazioni né informazioni né alla cittadinanza né alle organizzazioni sindacali di un'eventuale ripresa anche delle visite ambulatoriali, degli ambulatori, perché c'era stata una circolare che sospendeva per il periodo estivo le visite ambulatoriali. Non si capisce se hanno ripreso oppure no, anzi, pure ieri abbiamo osservato che per canali trasversali dovrebbero fare una seduta di vaccinazione venerdì pomeriggio, quando poi si era detto che in ospedale le vaccinazioni non venissero più fatte. Sembrerebbe che copriamo questa difficoltà, di avere, come dire, pazienti in ospedale, la copriamo sotto forma, sotto il velo delle vaccinazioni, quando invece le vaccinazioni sono deputate principalmente al territorio e l'ospedale dovrebbe tornare. O dovrebbe fare l'ospedale, come del resto ha fatto finora il Dea di Nocera, che non certo si è permesso di bloccare le attività ospedaliere per fare il Covid o fare le vaccinazioni. Il Dea ha continuato a lavorare per quello che erano le discipline che hanno. Noi invece siamo bloccati da più tempo dietro a queste cose. Sembra coprire le carenze appunto di medici che non riusciamo a gestire altre cose. Ecco, secondo il tuo punto di vista, che cos'è che l'ASL dovrebbe fare già, cioè, o meglio, avrebbe dovuto fare già da tempo avrebbe dovuto fare già da tempo, forse è meglio dire così, per non avere una situazione così tragica oggi? È chiaro che questo è, come dire, sembrerebbe un management molto distratto, sia management locale che aziendale, perché non voglio pensare che sia stato fatto, viene fatto ad arte questa trascuratezza di programmazione. Perché se noi abbiamo continuato a prendere infermieri per l'emergenza Covid e altre figure professionali appunto per affrontare questo anno e mezzo di emergenza, stiamo continuando ancora a prenderli con altre varie procedure, in essere proprio una procedura per ulteriori infermieri per il reparto Covid di Agropoli. Abbiamo preso i medici, abbiamo preso i medici dell'USCA territoriale. L'altra volta io provocatoriamente lanciai l'idea di dire: se non avete i medici al pronto soccorso, prendete questi dell'USCA del territorio e portateli al pronto soccorso, che sono tutti giovani. Se è l'unico modo per cercare di compensare le carenze, usiamoli questi medici, non perché siano senza far nulla, perché possono venire più utili in altri reparti. Intanto però già all'epoca, quando si è cominciati a pensare degli infermieri, si doveva programmare, cioè questo concorso per esempio di 50 medici, probabilmente bisognava farlo l'anno scorso, e bisognava appunto, come è stato fatto il concorso per prendere gli infermieri, bisognava fare l'anno scorso anche la procedura di assunzione dei medici ed eventualmente, viste le difficoltà di assoldare i medici, riproporlo ogni 3 mesi e possibilmente fare delle procedure etichettate proprio per determinati presidi, in particolar modo per il Cilento, per l'ambito sud, che sembrerebbero zone più disagiate, bisognerebbe fare delle procedure ad hoc specifiche per il Cilento, altrimenti noi la carenza non la riusciremo mai a colmare. Bene, Roberto, allora focalizziamo invece l'attenzione adesso su questa assemblea che si terrà il 10 settembre, quindi è venerdì, l'assemblea generale del comparto sanità, proprio dell'ASL Salerno. Allora, dove vi recherete, a che ora e le motivazioni di questa assemblea? Ma noi abbiamo proposto, dopo tanti solleciti alla direzione generale, abbiamo proposto ai lavoratori di fare questa assemblea generale. Abbiamo dovuto aspettare anche i periodi del Covid, tutte diciamo, le limitazioni che potevamo fare. L'assemblea generale verrà fatta alla sede centrale di Via Nizza a Salerno, dove c'è l'aula sindacale, dove noi, come dire, vogliamo solo sentire dal vivo i lavoratori
per quanto riguarda i disagi che i lavoratori stessi hanno sofferto in questi anni. Diciamocela tutta, a prescindere, estrapoliamo un attimo il discorso emergenza Covid o il problema vaccinazioni, parliamo effettivamente da un punto di vista della condizione del lavoratore ASL in questo caso. La direzione attuale, la direzione generale attuale, con noi, con le organizzazioni sindacali, non ha mai dialogato, non ha mai dialogato, non abbiamo concluso un accordo di trattativa decentrata, non ha concesso nulla, nulla, è stata sempre assente, tant'è vero che noi nel volantino lo abbiamo scritto, sono l'ultima riunione che abbiamo fatto in presenza con la direzione generale, risale a 22-23 mesi, fra poco fanno 2 anni. Materialmente. E precedentemente non abbiamo mai avuto una concessione, un accordo, un verbale di trattativa conclusosi con un accordo a favore dei lavoratori. Se ci mettiamo appunto nei panni dei lavoratori, noi dobbiamo tener conto che in questo momento a livello nazionale si sta trattando il rinnovo contrattuale, dove già si parla che ci sarà un aumento contrattuale medio. A dipendente di 102-104 euro lordi, quindi stiamo parlando di una sciocchezza materialmente. Precedentemente si era parlato di questa premialità del Covid per chi era stato impegnato nei reparti Covid, ma la gestione che è stata fatta all'ASL di Salerno è a dir poco qualunquistica, perché non ne parliamo, cioè non vorrei proprio entrare nel merito. I soldi sono arrivati ad agosto dell'anno scorso, da noi sono stati distribuiti a dicembre, poi sono state fatte 2 delibere di distribuzione, poi sono state fatte 3 determine, poi sono state fatte delle note. E naturalmente, probabilmente ci sono persone a cui avevano diritto a questo incentivo Covid, ci sono molti altri che ancora oggi sono rimasti fuori. Quindi, ripeto, tornando al lavoratore medio dell'ASL, abbiamo persone che si sono sacrificate in questi anni e non si sono viste riconosciute quelli che sono i meriti proprio di anzianità, di carriera, non hanno avuto scatti, addirittura ci sono dipendenti che vanno in pensione ancora con il quarto e il quinto livello. Non viene riconosciuto la riqualificazione personale. Quindi questa direzione generale ha completamente dimenticato le esigenze dei lavoratori, ha completamente dimenticato le trattative decentrate. Noi dall'inizio dell'insediamento abbiamo posto 3 capisaldi da cui partire, che potevano essere 3 riconoscimenti ai lavoratori dell'ASL, tutti quanti. In particolar modo erano queste progressioni orizzontali che praticamente sono, come dire, un riconoscimento all'anzianità di servizio ai 24 mesi, che in tutte le altre ASL vengono riconosciute ogni 2 anni. Noi l'abbiamo avuto il biennio 2016-2018, il fondo sta lì, intoccato, quindi ci sono anche la disponibilità economica c'è, ci sono tutti i presupposti giuridici ed economici per riconoscere questo fondo, e materialmente, candidamente, la direzione, evitando di incontrarci ed evitando di accordarci questo riconoscimento, ripeto, si è completamente dimenticata dei suoi lavoratori, dei suoi soldati, come dico sempre io. Eppure questa era una cosa semplicissima da farsi e andava in automatico. L'ultima volta, l'unica volta che hanno tentato, sotto pressione anche di un ricorso all'Ispettorato del Lavoro, a incontrarci il 10 maggio, si è presentato solo il capo del personale, che ha detto di sì a tutto quello che gli raccontavamo. Quindi, se gli chiedevamo il biglietto del gratta e vinci da 500.000 euro, pure ce lo dava, però materialmente poi non ha fatto nulla di tutto questo. Quindi, primo caposaldo era questa progressione economica che stiamo aspettando e di cui vogliamo discutere proprio il 10 ancora una volta come primo punto all'ordine del giorno, perché, ripeto, sembrerebbe un diritto ormai acquisito ma non riconosciuto. Da tenere presente che la progressione economica è comunque un bando che viene fatto a cui il lavoratore deve proprio presentare una domanda, quindi deve presentare dei requisiti, non è che ce li regalano.
Quindi io con l'anzianità di servizio, se ho i 24 mesi nell'anzianità di servizio e c'è la possibilità di fare una graduatoria, ci sono i fondi, mi viene riconosciuta questa cosa. Quindi è veramente come se fosse un concorso interno. Il secondo punto erano le progressioni verticali, quindi i passaggi dal quinto al sesto livello e al settimo livello, che pur essendo partite alcune procedure, ancora non sono neanche concluse. Ed in ogni caso, quelle poche procedure che sono partite erano molto esigue perché legati al dettato della Regione Campania come fabbisogno, perché una parte di queste progressioni si possono fare internamente e una parte bisogna assumere dall'esterno. Quindi, erano posti molto esigui, ma non neanche sono stati conclusi. Come del resto, per esempio, i cambi di qualifica sono partiti, ma non si sono mai espletati. Tutta una serie di procedure per riqualificare, per, come dire, incentivare il personale, non sono state proprio ancora concluse. Qualcosa è stato fatto, ma niente di definitivo. E in più, per quanto riguarda, ripeto, queste progressioni verticali, addirittura, visto che sono legate ai fabbisogni, l'azienda ha tentato, come dire, una forzatura per cercare di aumentare un numero di persone da assumere su una determinata qualifica. Noi, con una lettera di metà agosto, gli abbiamo ricordato che doveva perlomeno approvare il nuovo fabbisogno 2019-2021. E manco a farla apposta, ieri hanno pubblicato la delibera per cercare, come dire, di parare un po' il colpo di quello che ci diremo venerdì. Come pure terzo punto era quello dell'aumento del valore nominale dei buoni pasto. Per tutta risposta, veramente, questo dei buoni pasto è sempre stata una barzelletta, una leggenda metropolitana. Ad esempio, noi dell'ospedale di Vallo Agropoli sono 2 mesi che non li percepiamo proprio i buoni pasto, mentre gli altri dipendenti sono in ritardo di 1 mese, noi siamo addirittura di 2 mesi. Non dare i buoni pasto a un dipendente in questo momento, 2 mensilità, significa togliergli un potere di acquisto di 240 euro, che in momenti di crisi come questi non è una cosa da poco se si parla di reddito di cittadinanza, perché sì, ho capito che il dipendente pubblico ha lo stipendio assicurato il 27, però dobbiamo vedere, il dipendente medio che io porto sempre ad esempio è un infermiere che di base prende 1.500 euro, da cui deve togliere il prestito, la rata della macchina, il mantenimento della moglie da cui è divorziato, deve mantenere 2 figli, eventualmente c'è anche la compagna e quindi ha altre spese. E praticamente lui altro che alla terza settimana non ci arriva. Se poi gli togliamo anche 240 euro da sopra lo stipendio, capirete bene le difficoltà. E in questo caso, ripeto, stiamo ancora aspettando questo riconoscimento di questi buoni pasto, e manca a farla apposta. Sempre oggi è arrivata la notizia che forse per fine settimana ci regolarizzano anche questa cosa. Ripeto, sempre per cercare di tamponare questa assemblea, perché forse qualcuno sta cominciando a temere che può uscire anche qualcosa di buono, perché forse qualche lavoratore veramente si è scocciato di subire tutto questo. E questo è Quindi quanto. diciamo che questa riunione che si terrà appunto venerdì si spera che porterà buoni risultati, a quanto pare. Almeno Guarda, queste sono noi le prospettive, da quello che mi stai dicendo, insomma, visto che qualcosa si è mosso. qualcosa, il minimo, proprio il minimo sindacale, per così dire, si è mosso. È chiaro che noi ci aspettiamo ben altro perché siamo stufi. Noi da un punto di vista sindacale siamo stufi perché sembra che ci prendano in giro. Da un lato abbiamo i lavoratori che noi non sappiamo dove nasconderci, perché chi fa attività sindacale seriamente purtroppo è pressato, io non posso Certo. camminare la mattina perché anche chi non è iscritto come io rappresento i lavoratori in genere. E chi mi chiede ma quando arrivano i buoni pasto? E chi mi chiede ma i passaggi di carriera quando li facciamo? E i coordinamenti quando li facciamo? Perché poi questa è la realtà giornaliera. È chiaro, noi ci dobbiamo, come dire, calare nelle esigenze del lavoratore che la mattina va a lavorare, fa il suo dovere, ma allo stesso momento ha delle ambizioni. Noi non li possiamo deludere perché altrimenti i lavoratori sono comunque demotivati, già hanno le difficoltà organizzative. Se poi non gli vengono riconosciuti determinati diritti previsti dai contratti, automaticamente uno lavora per inerzia. Ricordiamoci che noi facciamo sanità e purtroppo noi, oltre al lavoro bello e buono della timbratura,
ci dobbiamo mettere anche il cuore, perché gli operatori sanitari assistono le persone, assistono i nostri anziani, assistono i malati, assistono le persone che soffrono. Quindi ci devono mettere anche il cuore. Se invece non hanno la tranquillità, perché non gli viene garantito il diritto, purtroppo poi abbiamo dei servizi scadenti. Bene, Roberto, allora approfittiamo di questa intervista per concludere facendo un appello, insomma, a tutti i lavoratori, appunto, dell'ASL che possano aggregarsi con voi a raggiungere, ecco, la sede dell'ASL per rivendicare i diritti che appunto hai elencato poco fa. Certo, noi saremo venerdì mattina alle 10:30, abbiamo l'appuntamento nell'aula sindacale Willy Rufolo, che è alla sede centrale dell'ASL Salerno di Via Nizza. Saremo lì alle 10:30, discuteremo, sentiremo se, dalle voci dei lavoratori, sentiremo se ci sono altre argomentazioni da portare all'attenzione della direzione generale. È chiaro che siamo anche pronti a programmare azioni anche un poco più audaci, già si è già precluso, l'abbiamo già scritto, cioè non lo abbiamo escluso il fatto di fare lo stato, di dichiarare lo stato di agitazione, per poi arrivare perfino allo sciopero, perché veramente probabilmente ormai il vaso è colmo, non ce la facciamo più a resistere, a essere presi in giro, perché quello che poi ci diciamo noi è che alla fine il sito dell'ASL parla, determinate cose vengono fatte. Quello che però come dire, devono essere fatte a favore di tutti i lavoratori, sembra che vengano sempre dopo. Mentre alcune cose prendono l'autostrada, l'accelerata. E questo, ripeto, per me personalmente, come dipendente e come sindacalista, è proprio una presa in giro che adesso non riesco più a sopportare. Per questo, come dire, ho abbracciato l'ipotesi insieme ai colleghi della FISI e dell'UGL di organizzare questa assemblea, in modo che se anche i lavoratori sono d'accordo verso questa forma, tra virgolette, di protesta, di confronto, noi proseguiamo. Se poi invece mi ritroverò da solo, allora significherà che me ne farò una ragione per quello che è, non c'è problema. Va bene, Ma Roberto, penso che noi non sarò da solo, non sarò da solo. lo auguriamo che, insomma, possa essere un coro di voci numeroso, così che, insomma, anche l'ASL di Salerno si possa risvegliare da questo lungo sonno. Noi ti ringraziamo, Roberto, come sempre, ecco, per la tua partecipazione e per l'informazione che dai ai telespettatori di Cilento Channel, senza filtri, insomma, quindi grazie per il tuo intervento e ci risentiremo ovviamente subito dopo questo incontro all'ASL per capire cosa è successo e quindi se ci sono delle Certamente, notizie positive da certamente. dare, soprattutto ai Speriamo, pos lavoratori dell'ASL di Salerno. Ma speriamo che siano cose buone, positive. In ogni caso, per me saranno sicuramente delle notizie positive, perché almeno, come dire, cercheremo di dare una scrollata e di dire almeno di incontrateci e discutiamo di qualcosa di utile per i lavoratori. Facciamo qualcosa per i lavoratori ogni tanto, va? Ogni tanto. Va bene? certo. Grazie Roberto.